Programma quinquennale di interventi realizzato nell'ambito della convenzione attuativa con RFI che ci vedrà impegnati nei prossimi anni per la realizzazione di una serie di opere che ci permetteranno di trasformare questo disagio momentaneo in un'opportunità di riqualificazione e di riorganizzazione del nostro territorio da un punto di vista della mobilità ciclopedonale e della viabilità urbana. Cinque macrointerventi che interesseranno tutte le aree principali del nostro comune e che riguarderanno la ricucitura e l'integrazione di quella rete di ciclabili che è da sempre uno degli elementi centrali nella nostra idea di San Giovanni come un paese sempre più sostenibile e a misura di cittadino. Il primo intervento, che dovrebbe iniziare nell'arco di quest'anno, riguarderà la realizzazione della ciclopista del Chianti nel tratto comunale di San Giovanni, consentirà il collegamento del quartiere del Porcellino Punta alle Forche con la ciclabile di Via Peruzzi e quindi con il centro cittadino e tutte le aree della nostra città. Secondo intervento si concentrerà invece sull'area di Viale Gramsci, un intervento di riqualificazione molto importante, in un'area frequentata ogni giorno da migliaia di persone, studenti, residenti che si recano in quella parte della nostra città. Un intervento che prevederà la risistemazione dei marciapiedi, la messa in sicurezza e la riqualificazione dei due principali attraversamenti pedonali e la rivisitazione di Viale Gramsci come elemento di ricucitura urbana tra l'area del centro, l'area sportiva e scolastica a nord, e l'area del Lungarno, che con la ciclabile dell'Arno è uno degli elementi, una dorsale principale in quella rete di ciclabili che caratterizza la nostra città. Il terzo elemento andrà a intervenire sull'anello viario tra i due ponti, quindi Ponte Pazzo d'Alessandria, Ponte Pertini e due Lungarne, Lungarno Non Mizzoni e Lungarno Risorgimento, andando a riqualificare, risistemare il manto stradale e la regimazione delle acque nel tratto di Lungarno Risorgimento e realizzando un ulteriore collegamento ciclopedonale nel quartiere Oltrarno che consentirà di arrivare dal Ponte Pertini all'attraversamento di via Fratelli Rosselli e poi attraverso il tratto Engolena fino a Via della Resistenza. Un intervento importante, soprattutto se visto insieme alla passerella ciclopedonale che sarà realizzata nell'ambito delle opere di compensazione per la realizzazione della terza corsia che consentirà di collegare in sicurezza il quartiere dell'Oltrarno con il centro storico, andando incontro a un'esigenza che i cittadini ci chiedono da molto tempo. Questi sono i due interventi principali che ovviamente saranno valutati insieme a una serie di elementi e saranno approfonditi successivamente in fase progettuale e riguarderanno ulteriori punti in cui cercheremo di intervenire per migliorare la sicurezza e le condizioni della viabilità. Penso alla rotatoria di Ponte Pazzo d'Alessandria in corrispondenza della casa di riposo e al tratto di viabilità che dalla stessa rotatoria arriva fino a Via delle Caselle. Due elementi importanti su cui porremo l'attenzione in fase progettuale per cercare di collegarli in sicurezza con quelle che sono le dorsali principali della viabilità ciclopedonale. Il quarto intervento, su cui vado più veloce perché è puntuale, riguarderà delle opere di manutenzione straordinaria delle pile di Ponte Pazzi ad Alessandria, un intervento importante, difficilmente sostenibile, diversamente nelle strette pieghe del nostro bilancio comunale, ma che consentirà di incrementare significativamente la vita utile di questa infrastruttura molto importante nell'ambito della viabilità della nostra città. Il quinto elemento, il quinto intervento, che è quello più in là in questo piano di interventi, occuperà gli ultimi 2 anni di questo programma di interventi quinquennale riguarderà la ricucitura della rete ciclabile a sud del centro, quindi con il quartiere Bani, via Concetto Marchesi e la Gruccia. Un elemento progettualmente ancora tutto da definire, ma che ci vedrà impegnati nella risposta a questa esigenza, cioè collegare in sicurezza l'area sud della nostra città con il centro cittadino. Complessivamente è un programma di interventi importante che, insieme alle ulteriori risorse che arriveranno sul territorio nell'ambito delle opere di compensazione della terza corsia e alla realizzazione della ciclopista dell'Arno, che è stata affidata in questi mesi, consentirà di fare un ulteriore significativo passo avanti verso l'implementazione di quella rete di ciclabili e l'ottimizzazione della viabilità nel tratto urbano che costituiscono un elemento fondamentale in quell'idea di San Giovanni come un paese, una città sostenibile e sempre più a misura di persone.